Erano a piedi, a volto scoperto, in mezzo a centinaia di persone, eppure nessuno li ha visti. Di più, nei pochi minuti occorsi agli uomini del commissariato di Bitonto per raggiungere il Luna Park, qualcuno ha anche cercato di eliminare le tracce dell'agguato, buttando acqua sul sangue. È l'omertà che rende più complesse le indagini della squadra mobile del commissariato di Bitonto, che stanno continuando ad ascoltare i testimoni, centinaia presenti alla festa patronale, ma che non hanno visto nulla, abbiamo solo sentito i colpi e la risposta standard. E in attesa dei risultati della scientifica che chiariranno se i proiettili, 7 di due calibri diversi, di una calibro 9 e di una pistola calibro 7,65, siano partiti da due diverse armi degli aggressori o ci sia stato un botta e risposta, il quadro si comincia a chiarire. Chi ha sparato, ne sono certi gli investigatori, voleva uccidere Vitantonio Tarullo, 31 anni, colpito ad una gamba ed un gluteo e operato nella notte all'ospedale San Paolo, ma non in pericolo di vita, e Arcangelo Vitariello, 19 anni, anche lui ferito ad una gamba, ma già dimesso dopo la medicazione. Tarullo, secondo gli investigatori, sarebbe vicino al clan Conte e l'agguato della festa dei Santi Medici, il quinto episodio di conflittualità in città dall'inizio dell'estate, è interno a quel clan, ormai scisso in due fazioni, la vecchia e la nuova, che si contendono la leadership sotto gli occhi dei rivali di sempre, il clan Cipriano, che al momento resta a guardare.